Tanto appena avviato il mio Dobit, così va a pulire in cucina e io ho già steso. Guardate come sta andando. Ciao piccolino! Il mio robottino l'ho chiamato Dobit e ho già steso tutte le cose. Lì c'è mio suocero che sistema la legna e io ho già steso tutte le cose sul terrazzo. Mi sono resa conto di aver messo la mia tutina da casa, però al contrario, ma tanto adesso devo toglierla. Io proprio sfacciata, senza vergogna, perché tanto adesso devo andare a lavare questa chioma e ho già preparato tutto, vado a lavare i capelli. Ma voglio farvi vedere cosa ho preso in farmacia. Per chi mi conosce ormai lo sa, perché lo scorso inverno anche l'avevo preso, finalmente ho ripreso con l'SPF 10 il mio Blistex, che ragazzi è per le labbra, soprattutto adesso che fa freddo, si screpolano e tutto quanto. Io faccio i miei scrub e tutto di Revolution o di altre marche, ma lui è potentissimo, ragazzi, perché protegge le labbra dal sole, vento e freddo, arricchito con aloe vera, cera d'api e jojoba e dermatologicamente testato. È una magia per le labbra, fidatevi. Questo qua stamattina l'ho preso e quando appunto vi ho detto che ero andata in farmacia l'ho pagato 3,90. Comunque sto preparando phon, piastra e qua ho i miei due prodottini preferiti e faccio subito i capelli. Shampoo e balsamo io amo, ragazzi. Ne ho provate di tutti i tipi, infatti come vedete avevamo fatto anche un decluttering insieme di tutti i miei prodotti per capelli che sono di qua, perché di qui ho tutti i bagnoschiumi di Melcree. Questi sono tutti i miei prodotti per capelli, ma i miei preferiti rimangono sempre al primo posto nella top 3, diciamo, dei preferiti. Loro sono sempre al primo posto. E fatemi sapere nei commenti voi quali prodotti preferiti, soprattutto di shampoo, amate. Comunque devo confessarvi che davvero non mi sento molto bene, a parte la testa che mi esplode, era comunque mi brucicchia la gola. Infatti ieri ho preso anche una tachipirina, ma non so se ho fatto bene o ho fatto male. Comunque mi sento un po' meglio, ma non sono, diciamo, io. Adesso fatemi togliere sta maglia, perché al contrario non si può vedere, solo io faccio queste figure. Comunque adesso lavo i capelli, mi do un restauro, magari anche quello, poi mi sbatto giù, ma sicuramente sarà il cambio di stagione. Volevo farvi vedere anche le mie mensole del bagno, che se mi seguite, se avrete visto il vlog dove abbiamo organizzato e abbiamo fatto un bel decluttering di tutti i prodotti, c'erano tutti i prodotti messi così alla rinfusa, come dice il CRI, a caso, come per esempio quelli del CRI, ma lui vuole mettere così perché è pratico, va bene, glieli lasciamo così, ci mancherebbe. Io invece li ho messi dentro nelle pochettine. Queste sono quelle che ho preso nella bancarella di Veronica Orlando, che ragazzi mi raccomando seguitela anche su Instagram, si chiama Veronica Orlando, ha una bancarella super figa sia per prodotti che per casa. Qua ho i prodotti che uso di più tutti i giorni e qua ho sieri, contorno occhi, salviettine, dischetti. Comunque ho seguito il consiglio che mi ha dato una di voi e davvero sono contenta di come ho organizzato, diciamo, il mio reparto di prodotti che uso quotidianamente. Si è detto di tenervi aggiornati anche sull'evoluzione del fiorellino, che anche qua se non seguite i miei vlog non capirete, diciamo, solo che sono un po' controluce, ok, e sta diventando super viola, era completamente bianco, lo spiego per chi non ha visto gli altri vlog, era completamente bianco e guardate, è diventato super viola e poi vi garantisco non tutta la casa profuma, ma il salotto ha un profumo intenso di questo fiore ed è fantastico. Infatti lo metto qua sul tavolo con i nostri fiorelloni, che tra l'altro mi avete chiesto anche in tanti da dove arriva questo vaso fatto di terracotta. Gliel'aveva regalato un'amica di mia mamma, insomma, alla mia mamma, che faceva questi vasi e mia mamma era appassionata di centrini, di vasi di terracotta, tutte le cose così carucce per la casa, e allora me l'ha regalato anche a me. Guardate che carino. Poi qua l'unica cosa è che sì, mi si è un po' graffiato, però ha anche dei vasetti piccoli di terracotta attaccati. È troppo carino. Noi abbiamo trovato che, tra l'altro, se vi racconto la storia di questi fiori, magari per voi intanto lì c'è sempre il Dobit che pulisce, non ci crederete perché li avevano buttati in un sacchetto vicino alla spazzatura. Ragazzi, cioè io senza vergogna li ho presi, ma come si fa a buttare un vaso così?
Io sono senza parole, erano tutti questi qua buttati alla rinfusa, un'altra volta mi viene da dire, così buttati in giro per il marciapiede, insomma, non che erano dentro la pattumiera, erano proprio fuori, buttati così in giro per il marciapiede, si vedeva e si, cioè avevo capito che erano stati buttati. Allora cosa abbiamo fatto? Io il Cri li abbiamo presi e lui mi ha fatto questa composizione dentro il vasetto della mia mamma. Fatemi sapere se vi piace, io lo amo. Ha usato, per esempio, per i petali piccolini, ha usato la colla caldo e poi vedete ci sono le foglie giganti, c'erano dei rametti più grandi e dei rametti più piccoli, davvero io non so perché la gente butta via di tutto, tipo queste foglie, guardate che belle, è stupendo davvero, vi faccio vedere. No, no, non posso tirarlo fuori, se no il clima ammassa perché sennò si spacca. È stato qua tipo una giornata e mezza a farla. Davvero è fantastico. Vi piace? Secondo me questi due insieme stanno bene. Sto cercando anche una bella tovaglietta di pizzo bianco per il tavolo, perché secondo me una tovaglietta bianca sta molto meglio, anche se comunque questo tavolo diventerà bianco, non starà così. Vi ho già dato uno spoiler dei nuovi lavori di casa. E qua vabbè, qua c'ho tutte le mie cosine giornaliere. Ok, perfetto. Capelli rimandati, ho già capito che oggi i capelli li laverò oggi pomeriggio perché devo andare a prendere la legna. Almeno oggi pomeriggio ho cambiato idea, ho detto adesso faccio tutti i lavori di casa e oggi pomeriggio mi dedico a me stessa per forza, perché se no non si può così a interrompere ogni tanto, cioè o mi lavi i capelli o faccio la legna. Quindi meglio che faccio prima tutti i lavori di casa e qua avremo anche tutti i sassi da pulire per questo inverno. Ecco, si è messo in carica il Dobit. Guardate, è andato da solo alla sua carica. Comunque, adesso andiamo a mettere qua dentro un po' di legna, qua, perché è finita. Quindi voi lo vedete così e adesso qua ci sarà un montone. Guardate che magia. 3, 2, 1. E da-da! La legna siamo andati a prenderla, meno male. Ragazzi, mi sono messa qua un po' sul divano, intanto mi sono cambiata perché mi ero sporcata con la legna, ho messo il mio, in realtà è un pigiama, ma io lo uso come tutone da casa. Non sto assolutamente bene oggi. Non mi sento in forma, sapete, ho provato la febbre perché ho freddissimo, infatti ho messo il mio tutone ancora più pesante di quello azzurro, questo è proprio felpato, proprio imbottito, tipo Teddy, ecco. Ho provato la febbre anche ieri sera, l'ho provata prima di andare a letto. Ieri sera l'ho provata e era 36 e mezzo, quindi ho detto buon, perfetto. Poi ho preso la tachipirina, anche perché comunque oltre alla, cioè è come se mi stesse venendo l'influenza, ma non arriva, e allora mi sa che l'ho bloccata con la tachipirina, però mi sento un po' stordita. La forza non mi manca, l'appetito non mi manca, quindi questo vuol dire che non sto male, però boh. Oh, ma io sono sicura che ho preso freddo. Anche il Cri mi dice: Cati, mi sa che hai preso freddo, amore. Infatti, comunque, stamattina l'ho provata e l'ho provata anche adesso. E sono sempre 36,7 il massimo. Però c'è quella tacchetta in più, quella tacchetta in meno che va e viene. Però, bah, io odio l'inverno. Lo amo solo perché c'è la mia festa preferita che è il Natale. Infatti, non vedo l'ora di farvi vlog. Però io odio l'inverno. E qua arriva subito. Comunque ragazzi, io adesso vi saluto, i capelli alla fine li lavo oggi pomeriggio, adesso mi riposo un po', anzi no, mi metto qua sul divano, mi accendo la TV, tra l'altro no, voglio guardarmi Squid Game, che è la, diciamo, la serie Netflix coreana che sta andando tanto di moda in vigore adesso, e ho già visto il trailer su YouTube, tra l'altro. Ragazzi, mi ispira un casino. Fatemi sapere se l'avete vista, ma non spoileratemi niente, vi prego, perché se no non lo guardo più. Io sono fatta così, quando uno mi spoilera qualcosa, poi non lo guardo più perché mi rovina tutto. Un bacio, ci vediamo domani.